Adesso facciamo un'altra cosa. Vedo che succede a mescolare il verde con il terra d'ombra. Chiaramente ottengo delle ombre molto profonde. Ok? In più adesso posso giocarmi il terra d'ombra con il blu. Anche qui ottengo delle ombre profondissime che mi serviranno nei capelli. Certo, se mi becca Michelangelo che gli faccio questi ombrobri sui suoi capolavori, spero che non si giri, che ci abbia abbastanza largo da girarsi nella tomba, poverino. Allora, c'ho una gamma di colori che userò. Queste gamme qui per i chicchi d'uva. Questa zona qui per la zona dei capelli. Chiaramente poi mi giocherò anche del bianco qui, no? Perché ci saranno delle zone luminose. Allora, ho fatto un po' di ragionamenti sui colori, ho usato il minimo indispensabile di colori e ho seguito una vecchia regola che mi dice di non mescolare mai più di due pigmenti più il bianco in tavolozza, perché sennò i colori si desaturano, vanno al grigio. Allora, a meno che non stia dipingendo alla macchiaiola, insomma, dipingendo a impasto sul paesaggio, eccetera, è meglio evitare di mescolare più di due colori per volta. Chiaramente, come tutte le regole, in pittura può essere assolutamente non rispettata.